L'alimentazione delle tartarughe d'acqua. Le tartarughe d'acqua si nutrono di diversi alimenti, ma la base è il pesce, che deve essere, come ho detto prima, appunto, l'alimento principale che bisogna somministrare a questi animali. Proseguiamo poi con le verdure. Da piccole sono più carnivore e da grandi sono più propense a mangiare le verdure, ma in generale vanno integrate anche esse nella loro dieta. Se devo parlare di Heidi, all'inizio quando l'abbiamo salvata mangiava di tutto perché era molto affamata, ma adesso che è stata un po' più viziata preferisce la carne, ma comunque ogni tanto gli diamo anche un po' di verdure. Proseguiamo invece con la carne. Anche questa non è dannosa per la loro salute, ma va data non sempre, non deve essere la base, deve essere data solo una volta ogni tanto. Anche perché è molto pesante da digerire e qua ci attacchiamo al prossimo punto, ovvero con quale frequenza bisogna dare i pasti, quante volte a settimana? Allora, se parliamo di adulti, 2 o 3 volte a settimana massimo. Tutto questo ovviamente per il loro bene, visto che ci mettono davvero tanto tempo a digerire il cibo che ingeriscono. E se parliamo invece di tartarughine piccole, possiamo dargli anche un pasto al giorno. Questo perché riescono a digerire più velocemente rispetto alle anziane. E ora invece vi parlerò dei mangimi. Possono essere integrati nella dieta una volta ogni tanto, solo se però contengono pesce e non altre cose dannose. E a proposito di cose dannose, ora vi parlerò dei cibi da evitare. Il primo cibo da evitare sono i farinacei, in parole povere pane e derivati. Questi ultimi infatti sono molto difficili da digerire per le nostre amiche tartarughe dallo stomaco lento, come ho detto prima. 3. Insetti e piante dannose. Infatti non tutte le verdure vanno bene per le nostre tartarughe, potete dare radicchio, carota e poco altro perché è meglio sempre prevenire che curare. Per quanto riguarda insetti potete dare larve di zanzare, lombrichi, camole e basta. Perché dare dei piccoli animaletti che non conosciamo potrebbe essere molto pericoloso per le tartarughe, perché potrebbero fargli del male. Ma passiamo ora al prossimo punto. I latticini sono molto pericolosi per le tartarughe poiché potrebbero recare problemi intestinali e intossicazioni varie, perciò non dateli. Ricordate che hanno un intestino delicato. Il prossimo cibo dannoso è il cioccolato. Infatti quest'ultimo nella stragrande maggioranza è gravemente tossico per le tartarughe e potrebbe portare presto alla morte dell'animale. Passiamo ora al prossimo alimento dannoso per le nostre tartarughe. Questo alimento è un po' inaspettato. Sto parlando della frutta. Infatti quest'ultima è dannosa per la digestione delle nostre tartarughe. Inoltre contiene troppi zuccheri e potrebbe recare problemi di acidità. Quindi è sconsigliabile darla in grandi quantità. Ma parliamo ora di un'altra cosa molto importante, i gamberetti essiccati. I gamberetti essiccati sono gravemente dannosi per la loro salute e ora vi spiegherò perché. Allora, come prima cosa, i gamberetti essiccati non costituiscono un vero e proprio cibo perché possono equivalere ai popcorn, ovvero c'è solo il rivestimento. Inoltre, il vero pericolo per le tartarughe sono i parassiti presenti nella maggior parte delle confezioni. Infatti, essi sono invisibili a occhio nudo. Perciò abbiamo imparato che i gamberetti essiccati non contengono nulla che alle tartarughe possa fare bene e nemmeno che serva loro. Quindi non dateli mai. Ma quindi, che pesce prendere in sostituzione dei gamberetti? I gamberetti freschi non sono dannosi per la salute delle tartarughe, lo sono solo quelli essiccati, quindi vanno benissimo. Inoltre potete acquistare per loro qualsiasi tipo di pesce, sia di acqua dolce che acqua salata, possibilmente di acqua dolce, ma comunque non fanno male nemmeno i pesci d'acqua salata. Potete sperimentarvi dalla trota al salmone. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia stata utile e noi ci vediamo con un prossimo video.